Fuori e dentro l'accampamento la lotta è feroce. Un colpo di spada affonda nella spalla del giovane re, ma Ser Galvano è pronto a intervenire con la mazza e tira una gran botta in testa al nemico. «Sire, siete ferito?» urla Galvano, ma Artù non risponde, è già impegnato a combattere contro due cavalieri. Dalla sua spalla non esce sangue, il fodero magico lo protegge dalle ferite mortali. «Siamo accerchiati, sire!» gli grida Ser Kay, avvicinando il suo cavallo a quello del re, mentre tiene a bada un nemico a colpi d'ascia. «Dov'è Lancillotto?» L'urlo di Artù è quasi un richiamo. Il capitano è scomparso dopo essersi gettato al galoppo contro una decina di avversari, roteando la lancia. Una massa di cavalieri nemici irrompe nell'accampamento alle spalle dei soldati di Artù. «Mio Dio, era Lot con il suo esercito!» esclama Ser Kay. Gli uomini di Artù vengono quasi travolti dai nuovi arrivati e i compagni si riuniscono tutti intorno al re per proteggerlo. D'un tratto si sente un grido fortissimo. È un gruppo di cavalieri al seguito del capitano che leva in alto la sua lancia scintillante. «Lancillotto!» Il nome rimbalza tra i compagni. «Ha trovato rinforzi!» Lancillotto si fa strada, mulinando la lancia, mentre i nuovi cavalieri si gettano nella mischia. Quando è vicino ad Artù, gli dice che più di 100 cavalieri sono passati dalla loro parte. «Ben fatto, Lancillotto! È stato il tuo valore a convincere Ser Pellas delle isole a unirsi a noi», rispose il capitano. «Ma i nemici sono tanti e troppi e li stanno accerchiando. Ser Baldovino viene ferito a una gamba e Ser Brastias lo aiuta facendolo salire sul suo cavallo. Galvano combatte come una tigre con la mano sinistra perché il braccio destro ha una ferita profonda. Balin è stato gettato al suolo e si difende, roteando la spada e trascinando i cavalieri a terra. Lancillotto ha i capelli incollati alla fronte e urla di rabbia e di furia mentre si batte contro decine di cavalieri che si lanciano contro Artù. «Sire, segui Kay, che ti fa da scudo e fuggi! Noi ti copriremo!» gli consiglia Ser Ulfius. Artù impenna il cavallo per farsi largo tra i cavalieri. Sembra quasi che voglia seguire il consiglio del saggio compagno. Ma tutto d'un tratto, però, getta la sua spada a Balin, che è rimasto disarmato. Poi posa la mano sull'elsa preziosa che spunta dal fodero d'oro. «Excalibur!» urla il re ed estrae la spada miracolosa. Un fulmine improvviso attraversa il campo e la lama si incendia come una stella bianchissima. La sua luce acceca i cavalieri che lasciano spade e mazze. Cercano di proteggersi gli occhi ed urlano di terrore. I cavalli nitriscono e si impennano, come se un fuoco ardesse tra cielo e terra. Allora Artù si lancia in avanti con la spada sguainata ed è come se il respiro ardente di un drago investisse le fila dei soldati. Molti cadono, molti fuggono.
Solo i compagni di Artù e i suoi cavalieri galoppano vittoriosi. Ormai del campo di battaglia non è rimasto che cenere. Re Lot si è messo in salvo appena in tempo, insieme a re Urines e al re dei 100 cavalieri. Con un piccolo gruppetto di fedeli ha galoppato fino ad una collina e adesso si ferma a riposare. Scende da cavallo e quasi si strappa l'elmo dalla testa. Non vale! Chi lo sapeva che ha un'arma segreta? Re Urius smonta lentissimo da cavallo, è ferito al fianco. Calmati, ammetti di aver perso una buona volta. Re Lot si volta inviperito verso di lui. Non sono mica un giocatore d'azzardo come te, io sono un guerriero. Già, un guerriero, commenta Re Urius. Ma se Artù e i suoi 4 gatti ce l'hanno date di santa ragione. Fatemi sdraiare un po', ho bisogno di riprendere fiato. Il re dei 100 cavalieri si avvicina a Re Lot. Su, non prendertela. Chi poteva immaginare che fosse stato tanto in gamba il ragazzo? Anzi, il re. Perché domani, se vogliamo salvare i nostri castelli, bisognerà rendergli omaggio. Buonanotte e grazie.